che in base a quello che lei intende fare si regola anche la presidenza. Un attimo, scusi Presidente. Onorevole Crippa, prego. Sa che per me è sempre un piacere ascoltarla sul regolamento. Magari se mi indica anche l'articolo mi aiuta. 8 seguenti, così anche lei si rallegra. Nel momento in cui viene posta una esigenza di modificare l'articolo 8, capisco che magari la stanchezza fa alla relatrice non comprendere che nel momento in cui si dovesse mai chiudere l'articolo 8, poi dopo potenzialmente non potrebbe presentare degli emendamenti per riaprirlo, giusto per far presente che magari la fretta è cattiva consigliera. Noi avevamo chiesto di spostare anche l'articolo 8, mi pare per ovvie ragioni. Quindi magari non è che lo facciamo sempre con un intento ostruzionistico, ci sono delle ratio che possono portare a una ragionevolezza di base che magari evita di fare degli scivoloni come quello che poc'anzi ha fatto la relatrice. Grazie. Onorevole Crippa, io la ringrazio. Ovviamente la Presidenza, nel momento in cui si manifestano determinate questioni, diciamo, indirizza i lavori in modo tale che siano conformi al regolamento. È la ragione per la quale ho chiesto... Comprendo le sue ragioni, ma ho chiesto alla relatrice che cosa intenda fare. Quindi, onorevole relatrice, mi dica. Sì, guardi, possiamo ugualmente risolvere il problema con una riformulazione dell'emendamento 8.16 della collega Centemero. Che è stato appena respinto, onorevole relatrice. No. L'8.17, in cui quello di cui parlavamo prima, mi scusi Presidente, che l'8.17. Colleghi, per favore, un attimo, non è finita, facciamo terminare la. No, l'8.17, ma come? Non è Colletti, la prego. Norma inferiore alla provincia. Forse, onorevole Attice. Perché non accantoniamo sto cazzo? No, l'8.17, Presidente. Onorevole relatrice, le spiego, lei mi ha, ha fatto riferimento all'8.16, l'8.16 sì. È stato respinto. Esatto, l'8.17 ancora no. Sull'8.17 sono stati dati i pareri.